L'obesità è stata per troppi anni nell'ombra, si è anche parlato di obesità, paradosso dell'obesità, quasi a nascondere quello che invece oggi è chiaro, cioè l'obesità è una malattia per mille ragioni, ma principalmente perché è una malattia cardiovascolare. I decessi nelle persone con obesità sono causate per quasi il 70% da eventi cardiovascolari. Questa è un'epidemia nella pandemia in qualche modo, quindi il riflettore va acceso forte e va fatto di tutto per fare una prevenzione primaria che è molto difficile, ma perlomeno attuare una cosiddetta prevenzione secondaria nei soggetti a rischio in tutti i modi possibili. Nel report sono anche indicati i dati relativi a una pubblicazione che abbiamo fatto sfruttando questo grande database che è il SEARCH dei medici di medicina generale, ricavando ad esempio che la prevalenza di ipertensione arteriosa, che è un trigger spaventoso di eventi cardiovascolari, soprattutto ictus, la differenza tra gli obesi con una prevalenza che è circa il 70%, paragonata alla prevalenza di ipertensione arteriosa nel normo peso, che è del 15%, fa capire che impatto enorme questo ha sulla salute individuale e inevitabilmente sulla spesa del Servizio Sanitario Nazionale. E il report di quest'anno che cosa evidenzia? Novità, numeri che crescono? Il report oramai è diventato veramente un punto di riferimento importante, purtroppo è in linea con il trend disegnato dai precedenti report, cioè soprattutto nella fascia di età adulta, diciamo così. Per carità, noi abbiamo bruttissimi numeri anche nell'obesità infanto-giovanile, però poi se si prendono, diciamo, il giovane adulto, man mano che avanza i numeri crescono incredibilmente, la prevalenza passo dopo passo, ahimè, continua, sembra in modo inarrestabile, a crescere. Quindi chiaramente, al di là dell'averlo declinato regione per regione, questo è anche in linea, diciamo, con l'autonomia che fa sì che ogni regione poi dovrà in qualche modo far fronte ai numeri laddove non siano buoni, questo ci dice che è una sorta di smottamento continuo, mastodontico, che poi si traduce in quelle complicanze di cui dicevamo prima. Ecco, intervenire, che cosa bisognerebbe fare? Qual è il vostro auspicio, il vostro osservatorio? Beh, allora torno a dire, la prevenzione è importante ma è estremamente complessa. Quindi rapide, facili soluzioni per la prevenzione non ci sono, no? Bisogna incidere la carne viva di una società che si è adagiata su, diciamo, abitudini obesogene, però queste si interagiscono con aspetti biologici e genetici, perché ci sono anche dei magri. Io sono un magro che vive in una città inquinata e faccio cose sicuramente sbagliate, ma i miei geni mi aiutano in questo. Quindi è un'interazione complessa, dobbiamo riconoscere la componente biologica e naturalmente rendere meno obesogena la società. Come medico, tuttavia, credo che vada sottolineato l'importanza della prevenzione secondaria. Cioè, di fronte a un soggetto con obesità e ad alto rischio cardiovascolare, bisogna attuare una prevenzione secondaria che inevitabilmente sarà di tipo farmacologico. Oggi abbiamo molti ausili in tal senso. Però essere consapevoli del rischio reale e non dire sì, guarda, mangia di meno e muoviti di più e che tutto si risolve. Questo non succede. E poi purtroppo si procede nella china che porta agli eventi cardiovascolari. E questo comporta una sensibilizzazione sia della popolazione ma anche dei medici non specialisti, medici di medicina generale? Assolutamente sì. L'altro anno, sempre in questa sede, abbiamo presentato i dati che verranno pubblicati a breve della una survey di Open. Open è questa grande think tank globale, Obesity Policy Engagement Network, tale per cui i decisori, diciamo non necessariamente politici, anche direttori generali, tendono a ritenere che l'obesità non sia una malattia, che sia colpa della persona affetta da obesità, che non sia interessata a perdere peso. Ecco, queste sono mispercezioni, uso una traduzione brutta dall'inglese misperception, che certamente non aiutano ad andare avanti in questa strada di, come dire, combattere in qualche modo contro questa reale pandemia che preoccupa moltissimo, insomma.